Il progetto Champion Kart è promosso da Parolin Racing, che dà il via alla FinCup International. Per il trofeo Champion Kart, organizzato dalla Parolin Racing, numeri in netta crescita anche in occasione della seconda prova disputatasi a Lonato del Garda in provincia di Brescia nel weekend del 26 e 27 marzo. Consensi e una crescente attenzione per il monomarca della Parolin Racing, così che anche l'appuntamento lombardo si è concluso in modo estremamente positivo, sia nella Champion Kart che nella FinCup International. Prima di passare alla cronaca, ecco al microfono il rappresentante di una delle squadre più importanti che anche nel 2011 hanno aderito al progetto. Roberto Mazzotti, titolare dell'omonima scuderia Mazzotti Corse, al secondo appuntamento qui a Lonato si possono già fare delle prime valutazioni su come sta procedendo il monomarca Champion Kart. Beh, adesso diciamo che noi siamo già all'inizio del secondo anno di attività in questo campionato. E diciamo che il campionato è molto formativo, abbiamo diciamo diversi step da raggiungere. Il nostro obiettivo è quello che comunque di arrivare a giocarci le finali internazionali a Jesolo nel mese di ottobre. Il campionato è molto valido, devo essere sincero, e come diversi altri monomarca che diciamo offre un grande vantaggio che mette tutti i concorrenti sullo stesso piano, quindi dà la possibilità a noi di lavorare sui piloti più che sul mezzo meccanico. Quando si dice lavorare sui piloti significa anche aiutare il pilota a interpretare al meglio la messa a punto del mezzo? Beh, questo assolutamente sì, soprattutto nelle classi giovanili diciamo che noi diamo un'importanza fondamentale al pilota, anche perché poi dopo, quando diventerà grande e affronterà le sfide soprattutto nelle classi internazionali o nel mondo dell'automobilismo, poi dopo dovrà essere abituato a fare da solo, quindi noi cerchiamo di renderlo il più indipendente possibile. Il programma di gara, che si è aperto alle 12 di domenica con gara 1 della Junior, ha visto segnare da Gregorio Galetti il miglior tempo. Il pilota della Silver Devil ha vinto entrambe le gare, la prima davanti al compagno di colori Davide Trombetta, la seconda davanti a Davide Tarabù della scuderia Bergamo Karting. Gregorio Galetti, una giornata positiva, contento? Sì, sì, molto. Anche perché il sabato ho avuto un po' di problemi, sono riuscito a recuperare. Nella Academy miglior tempo per Marco Tormen della Gordino Karting. Il bellunese resta al comando di gara 1 per buona parte dei giri, ma poi scivola fino al quinto posto. Vince il russo Vsevolod Neva Ring davanti a Peretti a Gordino Karting e ad Armando Iannacone King Motorsport. Il russo si ripete in gara 2, mentre problemi di carburazione lo tolgono dalla lotta al vertice in gara 3. Vince così Enrico Pillon del Fioren Team, che ascoltiamo al microfono. Enrico, quando è che hai pensato che ce la facevi a vincere oggi? Beh, dalla seconda manche, subito quando dopo ho recuperato, insomma. Cosa è successo nella finale? In partenza il russo, secondo me ha avuto un problema, e sono riuscito a passarlo e dopo me ne sono andato. Per Simone Favaro, pronto riscatto nella FinCup dopo la squalifica nella prima prova di Jesolo. Il veneto della scuderia Bassano Corse Karting ha fatto segnare il miglior tempo, aggiudicandosi poi gara 1, gara 2 e gara 3. Damiano Marchesan, Fioren Team, ha chiuso al secondo posto le prime due gare, mentre è sprofondato nella terza. Bella rimonta di Chiara Poletto in gara 3, mentre Paola Pilotto, scuderia Bassano Corse Karting, non ha visto il traguardo nell'ultima gara, dopo una bella prestazione in gara 2. Sul podio di gara 3, con Favaro primo, sono saliti Andrea Zemin, Righetti Ridolfi secondo e Mattia D'Abramo terzo. Ecco la gara raccontata in breve da Simone Favaro. Siamo sempre stati a posto, anche il sabato. E oggi abbiamo concluso con due grandi vittorie. Cos'era importante oggi? Gestire le gomme, avere un buon telaio che lavorava? Sì, esatto, più che altro gestire le gomme durante le prime due gare, per poi in finale avere un bel passo e riuscire a vincere. A chi dedichi queste due vittorie, che comunque sono importanti, anche considerando quello che è successo a Jesolo? Al team, per il lavoro fatto questo weekend a Lonato.
Non si dica che per Eugeni Smelov vincere nella Senior Over sia stato facile. In questa categoria, infatti, il pilota della Mazzotti Corse ha commentato e sottolineato la sua vittoria ai nostri microfoni. No, it was not. No, non è stato facile, perché gli altri piloti erano veloci in questa categoria. Lucchesi e Cobianchi erano veloci e pericolosi. Grazie al mio team, ai miei meccanici, agli ingegneri e tutti gli altri che mi hanno aiutato. Il russo ha staccato il miglior tempo vincendo gara 1 e gara 2. Nulla da fare per Danilo Lucchese Felici Racing, il quale, dopo il sesto tempo in prova, ha chiuso entrambe le gare sulla piazza d'onore. Alle spalle dei primi due un agguerrito Stefano Cobianchi, compagno di squadra di Smelov. Quasi tutto bene per Mattia Cividino, Jesolo Race nella Senior Under. Il friulano ha colto la pole position e ha vinto gara 1, ma in gara 2 la temperatura è salita alle stelle e il bellunese Stefano Daritz è andato a vincere con merito. Sono passato in maniera abbastanza facile e non ho avuto grossi problemi, insomma, a terminare la gara in prima posizione in testa. La prima gara com'era andata? Prima gara ha fatto fatica anche a stare secondo e a mantenere il passo, comunque ha premiato magari qualche scelta tecnica che valorizzava la seconda gara e non la prima, diciamo. Ecco. Altro weekend trionfale per David De Lucchi nella Six Speed. Il pilota del team driver ha conquistato la pole position e la vittoria in gara 1 e gara 2. Ma il fatto che Michele Bresaola e Gianluca De Giacomi, entrambi della Iper-K, abbiano fatto segnare il miglior tempo sul giro in gara 1 e gara 2 fanno capire che alle spalle la concorrenza non è mancata. Sfortunato invece Fabio Cretti, che ha grippato in gara 2, debutta in Six Speed Eddie Gaburri, campione in senior nel 2010. Per lui è messa la prova d'appello. Sentiamo De Lucchi un po' contrariato per il weekend travagliato. Dobbiamo dire che De Giacomo mi ha fatto sudare, ho dovuto impegnarmi, senza il kart avevo un limite oggi, non so come mai, non sono riuscito a sistemarlo ieri per la gara di oggi, ho avuto un limite, però nel limite sono riuscito a vincere. Contento? Ovvio. Progetti? Progetti, come già sapete, continuo col Champion Kart e poi con Parolin stiamo vedendo di fare l'Europeo CIC FIA KZ2, adesso è tutto è in valutazione. Gabriel Di Pietro, CB Kart, ha vinto gara 1 e gara 2 nella Rocky, ma a rendergli complicata la giornata è stato di certo il pilota dell'Arrow, Riccardo Tonali, che per qualche giro è stato anche al comando. Fino adesso sì, posso dire che è andata abbastanza bene, però il campionato è ancora lungo e abbiamo ancora molte gare da fare. Senti, Tonali ti ha dato un po' di filo da torcere oggi. E oggi sì, in gara 1 ho partito settimo, sono riuscito subito a scappare via, però vado secondo. Gara 2 ho sbagliato la partenza, subito secondo, l'ho attaccato una volta e sono riuscito. Dopo sono andato un po' largo, mi ha recuperato. Dopo ho visto che aveva un buco, aveva lasciato un buco e l'ho superato. Infine nella Mini, altra domenica trionfale per Tommaso Panseri, scuderia Bergamo Karting, che pur vincendo gara 1 e gara 2 ha trovato sulla sua strada Kim Senior, team driver. Sì, è vero, sono lo stesso contento perché comunque in gara 1 avevo preso un gap molto distante da Kim. Ma cosa era successo? Rattava dal rettilineo fino in fondo, sono riuscito a trovare la carburazione ottimale e sono riuscito a sorpassarlo. Come di consueto c'è stato ampio spazio anche per i Delfini, categoria preagonistica dove si corre senza classifica. A tutti i piloti addetti ai lavori un arrivederci per la terza prova del trofeo Champion Kart, che si correrà nel circuito di Pomposa Ferrara il 16-17 aprile. Il progetto Champion Kart è promosso da Parolin Racing, che dà il via alla FinCup International.